Glamour. Runway. Style. Fame. She likes fashion. Nuova Volvo XC40, My Favorite Thing. Scoprila anche in abbonamento con Care by Volvo. Per salutarvi e per presentare l'assessore dello sport del Comune di Terni Proietti, Vogali, Proietti e Giotti e il presidente del Ternana Calcio, Stefano Ranucci, al quale lascio volentieri la parola. Buonasera, innanzitutto grazie per essere intervenuti, ovviamente grazie al di là degli addetti ai lavori e ai giornalisti, ovviamente grazie ai tifosi che hanno voluto raggiungerci in questa sede. Ovviamente è stato indispensabile farla qui a Cascia, perché mai come in questo momento dobbiamo essere vicini alla squadra ed essere compatti ed uniti. Noi avevamo deciso per questo inizio di stagione di non parlare, avevamo deciso di fare le cose, portare i risultati, vista l'esperienza vissuta nell'anno precedente, senza fare proclami. Purtroppo ci vediamo costretti, e sottolineo purtroppo, e lo dico per tutti noi, ci troviamo costretti a fare questa conferenza stampa, peraltro senza parlare di fatti sportivi, di rettangolo verde, ma dobbiamo parlare di carte bollate e atti giudiziari. Ovviamente quello che si sta verificando lo conoscete tutti, lo avete visto e lo abbiamo letto sulle pagine dei giornali e sui siti. Io vorrei solo dirvi quello che sta succedendo da qualche giorno, perché non è solo questo fatto Novara, sarà una combinazione, ma da quando è finito il campionato ci siamo dedicati a fare le cose in un certo modo, credo leggermente fatte leggermente meglio di qualche periodo passato, facendo tesoro degli errori fatti e quindi con attenzione programmando. E poi di lì in poi sono successe delle cose esterne a noi, non ultimo che ricordate bene, in un'assemblea di Lega si era addirittura deciso di non procedere al ripescaggio, di fare un blocco del ripescaggio all'unanimità.
il ripescaggio è un'opportunità, non è un diritto. E ovviamente l'opportunità la dà la Federcalcio, la Federazione Italiana Gioco Calcio. Se la federazione decide di dare un'opportunità, ovviamente ne stabilisce anche le norme e le condizioni. Purtroppo queste norme e condizioni, che a quanto io conosca, esistono già da un paio d'anni, a firma dell'ex presidente Carlo Davecchio. Malgrado ciò, qualcuno si è preoccupato di fare questo ricorso, accolto, e dà ovviamente spazio a una serie di società che poi così virtuose non sono, perché se sono state fatte una serie di norme, perché noi vi diamo questa opportunità, vogliamo cercare di fare un calcio sano, perché poi tutti gli anni ci troviamo situazioni come, ahimè, dispiace, perché nessuno voleva gioire sulle disgrazie degli altri, però se poi ogni anno c'è una volta il Bari, una volta il Cesena, si parla anche di Avellino, e negli anni ce ne sono state tante, c'è stato il Vicenza, la Carrarese, il Modena, insomma ce ne sono state veramente tante. Questo è un peccato, quindi il Palazzo forse dovrebbe preoccuparsi, così come stava facendo, di lasciare la possibilità del ripescaggio alle società più virtuose. Come, lasciatemi dire con un po' di presunzione, qua ringrazio la nostra proprietà che ci dà la possibilità di fare questo, come la Ternana, perché le domande di ripescaggio partono da domani e si concludono per la presentazione il 27 di luglio. Qua c'è una fideiussione pronta di 800.000, potete venire a vederla, un'altra di 400.000 e qua ci sono le fotocopie degli assegni circolari già emessi per i 700.000 euro a fondo perduto per il ripescaggio, con stipendi pagati tutti i mesi, con una situazione di solidità economica sia della società Ternana che dell'azienda che c'è alle spalle. Ma tutto questo non viene preso in considerazione, non viene preso in considerazione perché, ahimè, la Lega B si ritroverà ad avere società, mi dicono, che parteciperanno al ripescaggio. Poi bisognerà vedere, perché poi i pezzettini di carta devono essere supportati, insomma, da una solidità, e mi dicono che probabilmente parteciperanno al ripescaggio società che due anni fa hanno avuto problemi, qualcun'altra che aveva presentato fideiussioni bulgare, con tutto il rispetto per questa nazione, qualcuna che non aveva pagato e fa questa interpellanza, fa questa istanza non avendo pagato stipendi e contributi, però dice: ma quando io l'ho fatto non sapevo di questa cosa. Quindi che significa? Che potevi allora pagarli? Quindi non è stato un attimo di difficoltà momentanea che ti ha costretto, ahimè, a non pagare gli stipendi, c'è stato il dolo, avresti potuto pagarli, quindi hai deciso di non pagarli. Allora, noi siamo degli imbecilli, quindi allora lasciamo spazio alle società meno virtuose, alle società che non pagano stipendi, alle società che creano degli illeciti finanziari, per punire quelle che si comportano bene. Ma noi non pretendiamo nulla di eccezionale, noi siamo stati buoni, ci hanno detto che c'era la retrocessione perché abbiamo fatto un disastro sul campo, va benissimo, ma quando poi qualcuno dice c'è la possibilità del ripescaggio solo per le virtuose, noi dobbiamo necessariamente partecipare, perché se stiliamo una classifica di quali sono le virtuose, beh, io ne vedo poche, non ne vedo tante altre, e ahimè tutte quelle che parteciperanno probabilmente così virtuose non lo sono. E poi spero bene che gli amici della Federcalcio, nei quali nutro una grandissima fiducia, vorranno intervenire su questo argomento. Vorranno, l'avvocato Giotti ci aiuterà in questo, a spiegare come potranno intervenire, perché certo è un po' assurdo che perdano forza ed immagine nei confronti del mondo del calcio, perché se la Federcalcio emana una serie di norme e poi assolutamente contrapposte, assolutamente ignorate da un organo che è un organo terzo, che non è chi le ha emanate, insomma, questo poi giuridicamente i nostri amici avvocati cercheranno di dirci per quale motivo. Noi comunque, io quello che voglio dire è che sicuramente stiamo aspettando le motivazioni per fare ricorso, come credo oggi di aver letto anche Provercelli, Siena ed altre società sane si accoderanno a noi
per giustificare l'importanza di chi illeciti amministrativi non ne commette. Ma se questo non dovesse bastare, se questo non ci dovesse consentire di arrivare alla soluzione, noi saremo pronti alla Corte federale, al Collegio di Garanzia, finanche arrivando al TAR, perché non abbiamo nessuna intenzione di farci calpestare in questo modo. E questa sarebbe... E questa sarebbe però anche un'opportunità per il mondo del calcio, per dimostrare che si vuole andare verso un calcio pulito. E questa è un'occasione per dimostrare che non si vuole più passare buona parte dell'estate a vedere chi salta, chi non salta, chi retrocede per motivi amministrativi. Lo sappiamo, le società di calcio, soprattutto in alcune categorie, non sono autoliquidanti. C'è bisogno dell'intervento delle società, delle aziende, ma allora perché privarsi di aziende solide? Perché privarsi di imprenditoria sana? Questa è una cosa che veramente non riusciamo a comprendere. Ovviamente noi anche in questa sede la consideriamo un appello per poter sollecitare la giustizia sportiva ad inviarci quanto prima le motivazioni di questo ricorso accolto, perché poi di lì, se non erro, abbiamo 7 giorni di tempo, esatto, per poter presentare le nostre istanze. Io sono certo, sono fiducioso che tutto ciò avvenga. Intanto sono fiducioso che la Federcalcio si allineerà a noi nel contrastare questa assurda vicenda, e poi sono anche fiducioso che un organo federale di giustizia valuti bene questa proposta e ovviamente ribalti la sentenza, che darà giustizia, ma non solo a noi, ma a quelle società che devono poter usufruire di questo ripescaggio. Poi se i punteggi, se le norme infrastrutturali, se tutto quello che si richiede noi non dovremmo averlo o qualcun altro, va benissimo, ma non devono essere modificate, o quantomeno in corsa non possono essere modificate le norme. E questo, consentitemi, ma mi sembra molto molto simile a quanto successo qualche giorno fa. Blocchiamo i ripescaggi, non siamo riusciti a bloccare i ripescaggi, allora ci inventiamo, modifichiamo la norma. Però signori, noi vogliamo, non vogliamo essere privilegiati rispetto a nessuno, vogliamo solo mantenere le cose giuste, perché ahimè già ci siamo confrontati in un campionato dove noi, facendo le cose giuste, siamo andati a giocare contro qualcuno che le cose giuste non le faceva. Abbiamo sbagliato sul campo, ma avremmo anche potuto decidere di non pagare regolarmente e investire magari le finanze in qualche altro modo, visto che tanto non pagare gli stipendi o non pagare i contributi, che poi questa cosa gli avvocati, non solo sportivi, dovranno verificare, perché a quanto mi risulta non pagare i contributi previdenziali in toto, quindi anche la parte a carico del dipendente, può significare appropriazione indebita, e quindi c'è del penale. Quindi noi comunichiamo che valuteremo questa cosa a 360 gradi senza lasciare niente. Certo è un momento particolare. Mi dicono addirittura, e poi concludo, che il signor giudice illustrissimo che ha dato ragione a questo ricorso, già precedentemente, sicuramente per un errore di procedura da parte della procura, ma già qualche tempo fa questo stesso giudice tolse una penalità richiesta a una società che aveva fatto un illecito amministrativo. Quindi evidentemente questo signore considera che gli illeciti amministrativi o comunque gli equilibri economico-finanziari di una società di calcio non debbano essere presi così in considerazione. Probabilmente è un'idea anche questa, è più importante forse il rettangolo verde che non far quadrare i conti o pagare chi lavora. Per carità, non vorrei si offendesse, sarà stata sicuramente una svista. Quindi io continuo a ringraziarvi, sono onorato del fatto che al mio fianco ci sia anche il Comune di Terni, il sindaco è salito già l'altro giorno, e quindi questa battaglia veramente la dobbiamo combattere sempre in maniera lecita, corretta ed elegante, ma ferma, decisa a 360 gradi.
Quindi io ripeto, qui ci sono tutto, c'è tutto quello che ci avevano chiesto per fare il ripescaggio, anche prima. Noi non abbiamo pagato gli stipendi regolari a tutti i nostri dipendenti e calciatori e contributi perché sapevamo di fare il ripescaggio. L'abbiamo fatto perché è giusto che si faccia in questo modo. Non debbono esserci. Essere concessa l'opportunità di ripescaggio a nessun altro. Poi se qualcuno lo sapeva prima, lo sapeva dopo, questo è un dettaglio, è un dettaglio, e sono quei giochetti che forse gli avvocati riescono a trovare degli escamotage per poter inserire qualcuno. Qua non ci sono escamotage, qua ci deve essere la trasparenza e l'onestà di una società che fa comunque sacrifici, così come fanno i sacrifici i nostri tifosi per venirci a trovare e per venirci a vedere. Io vi ringrazio e lascio nel tecnico, più nello specifico, i nostri avvocati. Buonasera a tutti. Per ricorso del Novara ero presente io a Roma e ho redatto io, insomma, insieme alla società, la memoria difensiva. La FIGC è già intervenuta per processo, perché subito dopo ricevuto il ricorso del Novara è stata nostra premura contattare i legali della FIGC per confrontarsi su quella che doveva essere la linea difensiva comune, e non è stato difficile, perché non è che c'è stato da aggiustare niente, ci siamo solamente detti con ognuno quello che pensavamo e pensavamo esattamente la stessa cosa. Due principi fondamentali: ricorso totalmente inammissibile per difetto di legittimazione attiva, perché tu avete mai visto un'impugnazione di questo tipo? Io no, e nessuno prima l'aveva mai vista. Non a caso società importanti che adesso, come dita dormienti, diventano esultanti perché sono riaperti i termini per i pescaggi anche per loro, non aveva nessuno pensato a questo tipo di impugnazione, quantomeno con queste modalità in questa sede. Poi i diritti di impugnare nessuno li possa togliere a nessuno, ma ci sono sedi opportune e tempi opportuni, e questo noi l'abbiamo contestato insieme alla FIGC. E poi abbiamo contestato un altro aspetto fondamentale, che si tratta di società, la Ternana e di Novara, retrocesse, non aventi diritto, quindi non aventi diritto non hanno un titolo sportivo per partecipare al campionato di Serie B. Per parteciparvi devono ottenere l'abilitazione attraverso un ripescaggio, quindi una procedura a carattere concorsuale aperta indistintamente a tutti quelli che hanno dei requisiti. I requisiti quali sono? Sono, come diceva il Presidente prima, la solidità principalmente, la virtuosità. Cioè il Novara è venuto in udienza a reclamare la sua solidità economica. Io non mi ha contestato la questa solidità economica. La Ternana però ha la stessa solidità economica, con una differenza: la Ternana non è mai stata penalizzata, mai. Sapete tutti quando è stata l'ultima penalizzazione della Ternana, risale a molti anni fa, e non c'era né l'attuale proprietà e nemmeno la proprietà Longarini. Quindi, appunto. Quindi, e questa è una differenza fondamentale, perché in una procedura concorsuale dove evidentemente si deve premiare qualcuno, chi si deve premiare prima? Chi ha qualcosa in più? Perché evidentemente altrimenti si lascia veramente spazio a tutte, come dire, società che durante le annualità possono fare illeciti vari, anche di natura amministrativa, e poi beneficiare ugualmente alla fine dell'anno di questo premio. E questo veramente sarebbe estremamente, voglio dire, penalizzante per la Ternana e per tutte le società che si trovano in una situazione della Ternana. Quindi, come diceva il Presidente, anche io ribadisco che aspettiamo le motivazioni, mi rimetteremo subito in contatto con i legali della FIGC, auspicando che la FIGC prenda la stessa posizione che ha preso nel ricorso primo grado. In quel caso era la memoria difensiva, in appello sarà un ricorso insieme naturalmente alla Ternana, che la Ternana sicuramente impugnerà anche autonomamente, però la FIGC dovrà, per salvare, come dire, quello che ha fatto, per salvare anche un equilibrio, perché attenzione, in Serie C c'è lo stesso criteri di ripescaggio con la stessa preclusione, quindi oggi abbiamo le società di Serie B che possono naturalmente essere ripescate senza quella preclusione, in Serie C invece esiste ancora. Questa è un'altra cosa grottesca e stranissima del nostro sistema, cioè non c'è equilibrio. Oltretutto è stata annullata del tutto quella delibera, cioè c'è un tribunale che ha deciso che tutte le società, anche inadempienti, possono essere ripescate. Non è la peculiarità del Novara, ammesso in non coscienza che avesse una peculiarità, però tutte le altre sinceramente mi sembra una cosa talmente abnorme, anche un eccesso di potere nei confronti dell'organo, che non aveva secondo me il potere di legiferare, ma anche avendolo ha esagerato secondo me la decisione, perché comunque ha permesso a tutti indistintamente di rientrare in questa corsa. E quindi ecco, noi l'abbiamo contestato e lo contesteremo in tutte le sedi, Corte Federale di Appello e se necessario anche Collegio di Garanzia dello Sport, e sarà l'ultimo grado della giustizia sportiva.
Buonasera a tutti e vorrei aggiungere qualcosa a quello che già ha detto il collega Giotti. Il collegio di difesa sarà un collegio di difesa interdisciplinare. Noi non intendiamo fare sconti, stiamo valutando sotto ogni aspetto quelle che sono le problematiche relative a questo ripescaggio. Quindi chiaramente non ci fermeremo a quello che è la giustizia sportiva, nella quale crediamo, confidiamo. C'è sicuramente la certezza che quelle che sono state degli aspetti sicuramente sotto gli occhi di tutti chiari e che dovevano essere evitati verranno accertati, ma in mancanza andremo oltre perché siamo convinti e stiamo già valutando sotto questo profilo, perché l'incarico è specifico anche sotto questo aspetto, che vi sono gli estremi per procedere anche con la giustizia ordinaria, quindi con un possibile ricorso al TAR Lazio, in quanto l'interesse leso non è solo un interesse sportivo, è un interesse giuridicamente rilevante. E questa locuzione non è una locuzione, un'invenzione dell'avvocato Proietti. Già la Corte Europea dagli anni 70, la Corte di Giustizia Europea parla di interessi giuridicamente rilevanti in questo settore, e non vi è chi non veda che vi sono interessi giuridicamente ed economicamente rilevanti, anche perché i due concetti coincidono, e pertanto vi sono tutti gli estremi per un ricorso al TAR. Se il TAR non basterà, andremo al Consiglio di Stato. Se non basterà il Consiglio di Stato, alla Corte Europea. Ma non siamo decisi assolutamente a mollare e a far passare dei principi che sono contrari sia a quelle che sono delle norme elementari di procedura e che devono regolare non solo la procedura in senso civilistico, in senso amministrativo, ma anche nella giustizia sportiva, e sono dei principi soprattutto che sono stati violati di ordine morale, perché come giustamente ha detto il Presidente ci troviamo dinanzi ad una situazione in cui si rischia il ripescaggio di società che hanno commesso illeciti gravi sui quali naturalmente faremo le nostre valutazioni, porremo l'attenzione su quelle che sono state queste violazioni. Sono violazioni che in alcuni casi hanno una rilevanza addirittura penale, e in un momento storico come questo, in cui si guarda la morale delle società, la morale delle persone, la morale dello sport, questi sono aspetti importanti. Il calcio non è solo un gioco, il calcio deve essere anche serietà, deve essere serietà, e la serietà si vede nel comportamento della società. Grazie. Allora, io volevo ringraziare prima di tutto il presidente Stefano Ranucci per avermi invitato qui oggi e portare a tutti il saluto del nostro sindaco Leonardo Latini, che purtroppo è stato trattenuto in consiglio comunale, in una seduta di consiglio comunale. Noi ci siamo incontrati in questi giorni con il presidente, con Paolo Tagliavento, con la società tutta, per esprimere sia alla società ma anche ai tifosi la nostra vicinanza a questa questione che per noi è fondamentale, perché chi calpesta la Ternana calpesta Terni tutta. Quindi noi come amministrazione stiamo collaborando una collaborazione molto stretta con la società, naturalmente nel rispetto dei ruoli, quello perché una società calcistica e l'amministrazione è un'altra cosa. La Ternana è un patrimonio della nostra città e noi come amministrazione lo sappiamo bene, e faremo tutto quello, e già stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità, perché questa questione si risolva nel migliore dei modi. Oggettivamente anche io posso definire grottesca questa sentenza che è stata data dal Tribunale federale, che arriva a smentire una decisione presa dal commissario straordinario Fabricini. Quindi io voglio dire al Presidente e a tutti i tifosi, anche io da tifosa, prima di essere assessore sono una tifosa della Ternana, che l'amministrazione comunale farà tutto quello che è in suo potere perché questa questione venga risolta nel migliore dei modi e perché una società virtuosa come la Ternana venga considerata la città di Terni.
perché chi, ripeto, come ho detto prima, chi calpesta la Ternana calpesta Terni tutta. Grazie. Vorrei aggiungere una sola cosa. Allora, questa normativa sulla preclusione sulle illecite natura amministrativa è stata inserita da qualche anno dalla FIGC, ma a seguito di fatti ben chiari, ovvero una deriva anche in Serie B di società inadempienti, società che comunque venivano penalizzate ma anche in maniera molto forte, e quindi ha ritenuto che oltre alle originarie, come dire, preclusioni sui ripescaggi plurimi, su alcune fattispecie di titolo sportivo e sull'illecito sportivo, si dovesse mettere mano notamente anche a questi leggi amministrativi, per evitare proprio che ci beneficiassero società particolarmente inadempienti. E quindi non si può pensare che un tribunale possa spazzare, che il tribunale stesso che giudica gli inadempienti possa spazzare via naturalmente un principio di questo tipo, perché è anche un controsenso dal punto di vista proprio anche dello stesso soggetto che ha giudicato. Bene, se vogliono... C'è qualche domanda? Grazie. Lorenzo Puccioni. Buonasera. Stamattina circolava la notizia da voce che anche la FIGC sarebbe in procinto di impugnare questa sentenza. Credo che sia, l'abbiamo detto, anche noi abbiamo letto su qualche sito questa notizia, sicuramente, ma insomma, non credo che possa accettare un indebolimento della propria immagine e del proprio ruolo la Federcalcio. Sicuramente starà aspettando come noi la pubblicazione delle motivazioni per poter poi organizzare il loro ricorso. Ce lo auguriamo, ma insomma, io credo che non ci siano dubbi su questo. Quindi dall'uscita delle motivazioni della sentenza ci sono sette giorni per preparare. Ovviamente noi non li utilizzeremo tutti, perché le motivazioni, per quanto fantasiose e creative possano essere, insomma, sappiamo su quale argomento possano basarsi. Quindi i nostri legali, che in questo momento frequento più della mia famiglia, stanno già preparando il tutto, quindi noi già 24 ore dopo l'uscita delle motivazioni saremo pronti con il ricorso. Quanto vi ha sorpreso questa mossa del Novara? Cioè, eravate preparati oppure... Ma noi un po' ci ha sorpreso, le potrei raccontare un aneddoto, ma a telecamere spente, visto che è un po' piccante, tra una chiacchierata tra me tra l'avvocato Giotti e me qualche ora prima della notizia del ricorso e 10 minuti dopo. Quindi ci ha sorpreso molto, ma credo che non ha sorpreso solo noi. Ovviamente gli interpreti di questo aneddoto non ve li diciamo tutti, ma abbiamo avuto modo di confrontarci anche con qualcuno che lavora nelle istituzioni di questo mondo e ci ha detto: ma no, ma questi già hanno tentato 2 anni fa, già, allora ci sta crollando l'albergo addosso. Ha detto: no, ma figuriamoci, ma non, è impensabile che possa. Quindi credo che non abbia sorpreso solo noi, ma anche qualcun altro, perché... ci ha sorpreso principalmente la decisione, perché non è che abbiamo snobbato. E forse, ricorso, scusi avvocato, forse ci hanno sorpreso anche un po' i tempi, perché sarò un po' maligno nel pensarlo. Però il 29 di giugno è arrivata poi la... Al di là del 29 di giugno è arrivata ieri questa tegola, l'altra sera questa tegola. Quindi allora, intanto da maligno non vorrei pensare che è stato fatto ad arte, per carità, però comunque noi non ci faremo, cioè, non faremo fermare la macchina della giustizia dal tempo, ecco. Quindi anche se sono arrivati lunghi quei tempi, a noi non interessa. Al di là del ricorso, no? Allora, il commissario della FIGC potrebbe anche non tenere conto di questa sentenza. Beh, il commissario ne deve tener conto, poi adesso chiediamo. Questo sì, però può impugnarlo. È una decisione non definitiva, fino a che non lo sarà, naturalmente dovrà essere, come dire, portata avanti le gradi di giudizio, ma dove lo divenisse, naturalmente dovrebbe tener conto. Infatti nel documento di ieri, con il quale la PGC in via ufficiale dà e via libera la domanda di presentazione, è citato solamente
delibera 54 del 30 maggio. Sì, ad oggi non c'è neppure un comunicato ufficiale del Tribunale federale notificato, perché comunque loro notificano solo la decisione completa di motivazioni e da lì parte attualmente il termine per l'appello. Quindi in questo momento c'è un dispositivo, sì, che ha sorpreso tutti, ma ecco, dal punto di vista delle norme non c'è niente di definito. Ancora le norme? Fino all'ultimo grado. Sono io. Mi ricollego un attimo se posso all'avvocato Proietti, giustizia ordinaria, abbiamo detto. Sì. Mettiamo caso che da questo momento in avanti va tutto storto, visto tutta la situazione che si è creata. Cosa significa a livello di tempistiche andare avanti fino alla fine? Cioè, a livello di tempistiche abbiamo dinanzi al TAR delle tempistiche molto veloci, che sono assolutamente compatibili con i tempi della giustizia sportiva. Addirittura nel momento in cui è esaurito il percorso dinanzi alla giustizia sportiva potremmo fare un ricorso al TAR Lazio, con il quale chiedere, ai sensi di un articolo specifico, il 56, nemmeno attendere i tempi della sospensiva, ma un provvedimento in notizia per la parte, cioè senza addirittura la partecipazione di nessun altro interessato al ricorso, ma semplicemente valutando la bontà del ricorso così come presentato. Quindi i tempi potrebbero essere davvero brevissimi, solo di pochi giorni, e si potrebbe comunque arrivare ad anche una sospensiva, eventualmente con udienza in contraddittorio, dentro l'ambito del periodo feriale, perché esiste la sezione feriale specifica del TAR che consente di lavorare anche nel mese di agosto. Quindi sotto questo profilo e sotto il profilo delle tempistiche non abbiamo problemi, perché la giustizia amministrativa fortunatamente dà queste corsie preferenziali che ahimè sfuggono al giudice civile. Quindi sotto questo profilo non siamo preoccupati. Nel merito è tutto da vedere, ovviamente. Prego. Volevo fare una domanda ai due avvocati, se si vede se c'è un rappresentante della FIGC. Dove? Sì. C'era dei FENE, c'era un legale dell'ufficio legale, diciamo, della FIGC. C'era un rappresentante della FIGC. Sì. Non nella composizione tipica che rappresenta la FIGC di norma dinanzi agli organi di giustizia, principalmente del Collegio di Garanzia del CONI, però comunque si rappresenta un legale della FIGC. Avete già contato degli avvocati in caso, stato qualche contatto, non male, con i legali della Provercia di Siena, oppure per il momento... Non ancora, perché è stata appena nominata con Siena. Sì. Siena ci siamo sentiti, ma perché in questo momento, come dire, non è che siamo rivali di fronte a una graduatoria, siamo accomunati da una situazione che ci vede entrambi penalizzati e quindi ci siamo sentiti. Poi ho visto Siena ha nominato un legale ieri. Comunque ci siamo sentiti come società. Io ho sentito il presidente della Provercelli Massimo Secondo, così come abbiamo sentito i segretari, e ovviamente tutte le società che sono rimaste colpite, sorprese, come diceva Ivano Mari, ovviamente ci siamo confrontati un po'. Questa benedetta graduatoria è da noi da che uscirà, quando uscirà, avete ma di discrezione oppure... A questo punto la graduatoria io la considero falsata, seppure dovesse uscire per me non esiste, voglio dire, ovviamente non ci troverebbe nelle prime posizioni, perché se la graduatoria deve essere fatta con società tutte a questo punto, ma potrei dire quasi per provocazione, non capisco perché non fa una domanda di ripescaggio il Bari, perché non fa una domanda di ripescaggio ahimè, poverini, hanno fatto male a portare i libri in tribunale gli amici del Cesena, avrebbero potuto fare una domanda di ripescaggio, o da quello che si sente dire dell'Avellino. In fin dei conti cosa hanno fatto di male? Non hanno pagato un po' di stipendi, non hanno pagato. È un illecito amministrativo. E qual è il problema? Li vogliamo penalizzare per questo? Ma no! E quindi possono farla tutti la domanda di ripescaggio. È ovvio che in una graduatoria di questo tipo, forse proprio nelle primissime posizioni, ahimè, non ci siamo. Quindi come faccio a prendere in considerazione? Meno male, viva Dio che non sia uscita, perché forse non è proprio da prenderla in considerazione. Faccio una domanda forse ai due avvocati, ma anche la faccio più che da giornalista, diciamo da ignorante della materia. Beh, un po' sì, visto che ha sbagliato pure il nome dell'albergo dove eravamo in ritiro e la località. Ha scritto Norcia. No, abbiamo le foto, però vado avanti.
quando si corre in mezz'ora degli articoli non succede tutto. Va bene. Gli altri articoli quante volte ho scritto Cascia sempre, quante no, c'è una. Vabbè. Comunque lo sanno tutti che siamo a Cascia. No, dicevo, visto al di là della mia ignoranza, è una cosa che questa capoccia dura non c'entra. Ma secondo voi, io ho sentito che presso a poco, diciamo, la motivazione, in poche parole, sarebbe questa, cioè il Novara non pote, al momento della, in cui non pagava gli stipendi che ha penalizzato, non poteva sapere che l'avrebbero poi penalizzato con, la non, con il ruolo non ripescato. No, questo non è esatto. Ma è così oppure, perché mi sembra c'è possibile, ma cioè io commetto, vengo diciamo sanato se commetto qualcosa di sbagliato quando lo faccio perché non so che verrò punito. No, il problema, ho capito male. Se posso, il problema è un altro. Allora, qui non parliamo di una norma sanzionatoria. Allora è evidente che se è una norma sanzionatoria, nel momento in cui la norma esiste, è chiaro che io mi devo attenere alla norma. Se non la conosco perché ancora non c'è, è evidente che non posso successivamente essere punito per questo. Questa è una norma procedurale e come norma, questo è un tavolo delle regole. Siccome le regole erano state fissate in un certo modo e per il ripescaggio era stato stabilito che le società che si trovavano in determinate condizioni, come in questo caso, non potevano accedere, è evidente che la norma procedurale poi non è sotto questo il principio generale di diritto, non è che è sottoposta al limite, collega concorderà con me, al limite dell'esistenza nel momento in cui commetto la violazione, è indipendente perché è una norma procedurale. Quindi cambiare, soprattutto il problema è cambiare le regole in corso, è assolutamente inaccettabile. Questo è un problema. No, la risposta può essere, scusa, può essere, al di là della risposta esaustiva, tecnica, giuridica, il discorso è un altro. Che significa? Che se sapevi che c'era il ripescaggio la pagavi? Questo naturalmente. Certo. Bisogna pagare perché lo diciamo prima, chi lavora va pagato, credo che questo funzioni nella vita di tutti e di tutti i giorni. Quindi voglio dire, al di là della situazione giuridica, allora se io avessi saputo allora, a questo punto si dovrebbero ribellare anche quei soggetti che non hanno ricevuto il pagamento. E dice, allora fosse stata la possibilità ma avresti pagato. Ma non solo, su questo criterio la FIGC non potrebbe mai emanare successivi preclusioni per magari venire incontro a società sempre più virtuose, perché si troverebbe sempre un possibile caso Novara davanti che l'impedisce di applicare queste norme. Sempre qualcuno che alza la mano e dice io non sapevo. E non è possibile, certo. Quindi hanno ragione in questo caso i non virtuosi rispetto ai virtuosi, certo. E non andrebbe bene. È stato citato e verrà recitato ancora una volta. Innanzitutto dal punto di vista procedurale hanno seguito una strada diversa in quel caso e comunque sono arrivato al collegio di garanzia impugnando la mancata ripescaggio per la preclusione e il ricorso è stato respinto. Com'è? È una sorta di paradosso. Sì. Lo è, come? E diventa doppio paradosso se lei pensa che questa cosa l'ha fatta il Novara con quel precedente del 2014 e qualche giorno fa il Brescia, che era stato ripescato, ha chiesto il blocco di ripescaggi. Provate solo, come diceva qualcuno, a pensar male si fa peccato, però qualche volta ci si prende. Insomma, chi ci vuole male? Nessuno, credo che ci sia stata una distrazione, siccome siamo assolutamente convinti che la giustizia sportiva lavora in maniera onesta, seria e attenta, sicuramente analizzeranno meglio e con attenzione questo ricorso. Le motivazioni più o meno entro lunedì, credo. Sì, forse anche entro venerdì, non è escluso anche entro venerdì, entro questa settimana. Però domani, come dire, non c'è niente di certo. Queste sono le indicazioni dalla segreteria del tribunale, però fino a che il presidente non la deposita firmata, evidentemente non la pubblicano, quindi dobbiamo aspettare. Bella domanda. Ci sono state situazioni dove nella chiusura dei calendari c'è stato XY. Ovviamente noi ci auguriamo che ci sia scritto Ternana perché ce lo meritiamo a tutti gli effetti. Se così non fosse vorrà dire che con un occhio staremo preparando la prima partita di Coppa Italia e con l'altro continueremo a parlare 12 ore al giorno con gli avvocati. Vorrà dire che se dovessimo risparmiare i soldi del fondo perduto
perché ancora non avremo la certezza, magari li investiremo per andare fino in fondo su questa vicenda. Va bene? A posto. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. No, diamogli un po'. Sì, ma poi invitiamo ovviamente tutti, diteglielo, no, invitiamo tutti i tifosi su a venire al campo a vedere i ragazzi. Sì, sì. Gli avvocati, poi l'assessore. Brucia.